Ciao a tutti, io sono Matteo di Sottosopra e oggi siamo qui con Mimmo Porcaro per parlare del suo ultimo lavoro, I Senza Patria, la solitudine degli italiani in un mondo di nazioni, uscito da poco per Meltemi. Mimmo Porcaro è autore di numerosi scritti tradotti in diversi paesi sui problemi teorici e pratici dei partiti politici e dei movimenti sociali, e in particolare sulle forme della lotta al capitalismo odierno. Ha avuto un percorso politico di militanza decennale in Rifondazione Comunista, fino a ricevere incarichi di responsabilità nel secondo governo Prodi, nel campo delle politiche sociali, e quindi ha potuto misurare l'impatto negativo dell'Unione Europea. E recandosi anche a Bruxelles ha potuto anche misurare con mano l'ambiente, diciamo. Personalmente ho trovato molto importante il libro di Mimmo per il modo in cui sono esposte le analisi. Infatti non vengono negate nel libro, come altri autori hanno fatto, le tare economiche e politiche che affliggono l'Italia, ma con un ribaltamento dialettico attribuiscono l'incancrenimento di queste tare a precise strategie messe in atto dalle elite italiane per mantenere il controllo sociale e politico del paese. Vorrei quindi partire in questa intervista da questa citazione, che a mio parere è molto importante e in qualche modo è sottostante a molti dei nodi affrontati nel libro. La citazione è questa. Il rapporto tra i partigiani e l'idea di nazione non era affatto occasionale e chi si allontana oggi dalla nazione perché vuole allontanarsi dal fascismo deve sapere che in realtà si sta allontanando dalla resistenza, perché fu quest'ultima a prendere in mano, pur se per poco tempo, la bandiera dell'autonomia nazionale contro la svendita dell'Italia al nazismo e, consapevolmente o meno, contro i rischi di future e nuove cessioni di sovranità. Questo allontanamento dall'idea di nazione è, vediamo, trasversale nella cultura politica italiana e di fatto si oscilla tra chi, considerando negativa l'idea di nazione, si aggrappa al vincolo esterno, come hanno fatto le classi dirigenti italiane negli ultimi decenni, e chi pensa invece alla nazione solo come concetto fascista. Quindi ti chiedo, Mimmo, come questa situazione ha influito quindi sulla politica italiana? E come questo ha costituito un vincolo interno che ha poi determinato il vincolo esterno? Ma a un certo punto dell'intervista si dice: la ringrazio per la domanda che mi sta facendo. Io ringraziamo per questa domanda, perché mi permette di precisare o di far presente quello che è stato uno degli intenti anche di questo libro, oltre a quelli espliciti e chiari dal titolo. Uno degli intenti è stato quello di far vedere come noi ci muoviamo dentro dei presupposti, oltre che culturali, anche di analisi storica o di riferimenti storici che vengono dati per scontati, mentre scontati non sono affatto. Cioè ci sono alcune cose chiare ed ovvie dal punto di vista storiografico, sulle quali però non si riflette mai, che non vengono adeguatamente sviluppate e che alla fine vengono rimossi. Uno di questi, per esempio, problemi è il nodo pesantissimo del rapporto tra l'omicidio Moro e l'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo, che era l'anticamera dell'euro. Altra questione importante quando si discute di vincoli esterni storici e insopprimibili è il fatto che, per esempio, l'Italia è entrata nella NATO non perché qualcuno gliel'abbia chiesto o l'abbia obbligata, ma perché sono stati i gruppi dirigenti italiani, dopo molte incertezze al loro interno, a chiedere, dico quasi in ginocchio, ad impetrare la possibilità di entrare nella NATO, mentre le potenze vincitrici non ci pensavano minimamente e ci entrammo solo per caso, o meglio, perché la Francia ha posto come condizione la presenza dell'Italia, in quanto per loro eravamo come una specie di prolungamento del loro sistema difensivo. Ma non facciamola lunga. Anche questa è un'ovvietà che andrebbe ricordata quando si parla di vincolo interno e di vincolo esterno, pardon, di sua intangibilità. Il rapporto tra i partigiani, la resistenza e l'idea di nazione è la cosa più dimenticata in questo frangente del dibattito culturale, del dibattito politico soprattutto. Più dimenticata perché la sinistra ha liquidato sbrigativamente il problema della nazione come residuo di mentalità fascista. Questo non lo fanno mai, diciamo,
nei discorsi più altisonanti, nelle analisi un po' più ponderate, ma il significato, la reazione media del militante medio di sinistra, in particolare il militante della sinistra radicale, di fronte alla posizione del problema nazionale è: ah, ma qui stiamo toccando un terreno che è proprio del fascismo. No, fu proprio della resistenza, e anche della resistenza di matrice comunista, laddove invece si potrebbe sostenere che vi furono molti elementi anazionali o antinazionali all'interno del fascismo, era chiara la resistenza italiana che in quel momento si giocava anche un'idea di nazione, si giocava la necessità di non arrivare al tavolo delle future trattative come un paese sconfitto, equivocamente sconfitto, ma come un paese che aveva partecipato attivamente alla sua ricostruzione nazionale, che quindi poteva dialogare nell'ipotesi da pari a pari con le potenze mondiali. Voglio soltanto insistere su questo punto, poi passo al resto della tua domanda, non del tutto peregrina e non dovuta a ingenua ignoranza delle dialettiche tra blocchi che si stavano configurando, perché 43-44-45 nessuno sa ancora come si configureranno i blocchi, forse solo Stalin lo sa, perché Roosevelt da suo canto non era ancora sicuro se scegliere una strada di collaborazione diretta con la Russia, cioè con l'Unione Sovietica, e saltando in qualche modo l'imbarazzante alleato inglese, perché per gli americani è in parte imbarazzante l'alleato inglese in quanto ancora nostalgia imperiali, o se stabiliva un'alleanza stretta con l'Inghilterra in funzione antisovietica. Quindi lo spazio aperto durante gli anni della resistenza, lo spazio geopolitico era aperto, e questo in qualche modo i partigiani lo avevano preso. Questo marchio d'origine della Repubblica tutto sommato è rimasto fino agli anni 70, fino alla fine degli anni 70, perché la classe dirigente italiana, anche quella democristiana, ha potuto interpretare la dipendenza di fatto dagli Stati Uniti d'America in una chiave che le consentiva comunque dei margini di autonomia non tutto irrilevanti per quanto riguarda la politica italiana nel Mediterraneo, e penso alla possibilità di gestire in maniera più elastica di quanto non sarebbe stato dovuto con Israele e la Palestina, perché fu poi quello un momento decisivo di relativa autonomizzazione dalle politiche, diciamo, degli Stati Uniti d'America. Ciò detto, questa relativa, parziale considerazione di una dimensione nazionale viene completamente meno con la crisi degli anni 70. Ti sento male, Mimmo. Adesso ti senti meglio? Sì, sì. Ecco, con la decisione dell'ingresso subalterno dentro l'Unione Europea, perché che succede? Succede che a un certo punto è proprio la denazionalizzazione, il rifiuto dell'idea di nazione, a diventare una forma normale di governo, un modo per ottenere quella disciplina all'interno che non si riusciva a ottenere altrimenti che chiamando, diciamo, a soccorso potenze esterne, l'ideologia del vincolo esterno, l'ideologia della cogenza economica, eccetera, eccetera. Perché avviene questo? Il libro lo spiego, ma insomma è una cosa abbastanza, diciamo, tutt'altro che peregrina, perché fu l'esperienza di molti e perché se ne dimostrò anche la verità successivamente. E soprattutto ciò avviene perché le classi dirigenti italiane non si dimostrano in grado di governare il complesso di contraddizioni che hanno messo in atto per cercare di respingere l'ondata di richieste salariali che dagli anni 70 funestava, tra virgolette, lo scenario economico italiano. A un certo punto si trovò gravata la classe dirigente italiana sia dal peso delle lotte salariali, che pur se diminuite comunque costituivano una spina nel fianco, sia dal peso di tutti quei ceti intermedi che aveva dovuto artatamente costruire per costituire un argine attorno, diciamo così, alla classe operaia. Questa fu una scelta andreottiana dagli anni 50 in avanti. Incapace di gestire queste contraddizioni, si ricorre a un certo tipo di integrazione europea. Attenzione, perché fino a un certo punto l'integrazione europea servì all'Italia e agli altri singoli stati per rafforzare la dimensione statuale interna e la dimensione nazionale. È soltanto dopo lo SME, dopo un certo tipo di SME, che la cosa assume un
un significato diverso, è soltanto dopo Maastricht che tutto questo si santifica, con la marcia ormai diretta verso la moneta unica, e non a caso c'è una coincidenza temporale, ma anche di attori politici, tra la firma adesione al trattato di Maastricht e la firma dei diversi accordi, diciamo, di concertazione tra sindacati, governo e associazioni datoriali, che iniziavano una lunga stagione di, come dire, diminuzioni del potere d'acquisto o comunque dei salari reali, diminuzioni accettate e negoziate dai sindacati stessi. Quindi al punto più alto di denazionalizzazione corrisponde il punto più basso di autonomia delle classi subalterne. Questo per capire quanto nesso vi sia tra la lotta di classe e la nazione, laddove purtroppo nell'ambito della sinistra si è pagato gravemente il fatto di non aver compreso questa cosa. Ok, grazie. Ecco, quindi a partire proprio anche dalla definizione che tu dai di Stato nazionale nel libro, e cioè come insieme di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed extranazionali, che assicurano la riproduzione dei rapporti sociali all'interno di un territorio definito, ma mutevole e permeabile, le suddette istituzioni agiscono secondo un piano e usano diversi modi di comando. Tali modi di comando sono in genere esercitati direttamente dallo Stato nazionale stesso, ma, come risulta dalla definizione, sono a volte delegati a entità statali e extranazionali, o a processi economici mossi o comunque utilizzati da queste entità stesse. Mi sembra quindi di poter schematizzare, anche rispetto a quello che hai appena detto, in questo modo. Abbiamo quindi un piano interno in cui lo Stato si definisce in base al conflitto di classe. Questo piano interno si relaziona come un'interfaccia con l'esterno e quindi con attori extrastatuali, come altre stati-nazione, entità economiche come possono essere i mercati o le multinazionali, eccetera. All'interno di questa schematizzazione, quindi, come possiamo definire l'interesse nazionale? Sì, allora, la definizione che io ho proposto nel libro, la definizione di Stato, tende a uno scopo preciso. Tende cioè a far capire che l'esistenza come Stato nazionale, cioè come entità politica, dotata di una certa qual effettiva sovranità, cioè della capacità di decidere autonomamente i modi del rapporto con la comunità internazionale, che non significa decidere autonomamente come far da soli, significa decidere autonomamente come mi relaziono agli altri. Questa è una differenza importante, perché nella polemica contro il cosiddetto sovranismo, già voi volete da soli, con... no, qui si tratta di scegliere come relazionarsi, non come far da soli. Detto ciò, io ho voluto sottolineare il fatto che l'esistenza di uno Stato come tale è un problema. C'è un'espressione geografica, non per citare Metternich, ma un'espressione geografica e giuridica, non costituiscono uno Stato di per sé. C'è il Belgio, è definito da certi territori, no? E da una Costituzione belga o legge fondamentale belga, eccetera, eccetera. C'è un'Italia, no? Definita da certi confini. No, non è così. Per capire se veramente sei uno Stato, bisogna capire quanto tu hai ceduto o non hai ceduto di potere in basso e in alto. Cioè, quanto hai ceduto ai mercati o alle istituzioni sovranazionali o a potenze esterne, e quanto hai ceduto all'interno a agenti, diciamo così, privati, no? Che esercitano funzioni statuali. Attenzione, questo tipo di duplicità, di complessità della definizione dello Stato non nasce con l'era della globalizzazione e della privatizzazione. Lo Stato fin dall'inizio è connesso in maniera, direi quasi ontologica, a entità esterne in un modo o nell'altro, e fin dall'inizio tende a delegare una parte delle funzioni pubbliche a istituzioni o associazioni private, perché è un modo per gestire meglio la riproduzione dei rapporti sociali. Dopo che la globalizzazione e la liberalizzazione hanno reso molto più complicate queste dipendenze, spesso hanno fatto esplodere effettivamente e indebolire notevolmente la capacità di uno Stato di essere tale, e quindi le capacità della democrazia, perché capiscono tutti che io ho un bel cercare di costruire il sistema nazionale più democratico del mondo, ma se poi le decisioni che abbiamo preso nella maniera più democratica del mondo non hanno efficacia perché incontrano dei limiti esterni o interni invalicabili,
non possiamo più parlare di uno Stato né di uno Stato democratico. Quindi essere uno Stato è il risultato momentaneo, sto per dire, di un conflitto costante e di un lavoro costante di costruzione, di unificazione di ciò che tende a disgregarsi. E questo vale per tutti, anche per gli Stati Uniti. Perché quando si parla di Stati Uniti, bisogna, la politica estera degli Stati Uniti, ad esempio, che è un elemento decisivo di uno Stato nazionale, non sempre vede allineati Presidente della Repubblica, Congresso, Ministero degli Esteri e agenzie segrete, CIA e così via, e militari. Quando tutte queste cose sono allineate, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo. Quando non sono allineati, c'è il caos. Quindi questo per dire. Allora, uno dei modi per riuscire a definire lo Stato, per essere Stato, è avere la capacità di definire un proprio interesse nazionale. Ti ho perso, Mimmo, scusami, ti ho perso. Senti adesso? Sì. Allora, questo di definire un interesse nazionale, che come ho detto prima, è uno dei modi della battaglia per essere Stato, è il compito che le classi dirigenti italiane, almeno da 30 anni a questa parte, hanno consapevolmente respinto. Perché noi abbiamo sempre identificato negli ultimi anni il nostro interesse nazionale con l'interesse degli altri, cioè con l'interesse delle entità sovranazionali. Se andate a vedere il dibattito tedesco, anche i tedeschi identificano l'Unione Europea con il loro interesse nazionale. Il piccolo problema è che l'Unione Europea è stata costruita con la filosofia economico-politica tedesca, quindi per loro è un po' più facile identificarla con i propri interessi nazionali. Noi invece abbiamo rinunciato espressamente, in parte per la tradizione universalista del cattolicesimo e internazionalista del Partito Comunista, ma non è stato questo, perché cattolico era anche Fanfani, che però ha detto so una definizione di interesse nazionale, poi non riuscì a perseguirlo, ma lo fece. Noi invece abbiamo sempre rinunciato a definirlo. Io penso che per gran parte della classe dirigente italiana rinunciare a definire l'interesse nazionale dipende dal fatto che essi non sono in grado di perseguirlo. Quindi, perseguendo l'interesse nazionale, si esporrebbero a un giudizio molto drastico e severo, che viene condensato, io nel libro lo faccio, in un episodio gravissimo della recente storia politica italiana, sempre assolutamente sottovalutato nel suo significato, nelle sue premesse, nelle sue conseguenze, che è la guerra di Libia. Nel 2011 è giustamente ricordato per l'avvio del mai abbastanza vituperato governo Monti, indice una perdita di sovranità ulteriore rispetto all'Unione Europea, ma la vera tragedia nazionale è il vero scontro che dimostra che l'Europa è fatta, anche oggi che si tentano vie diverse, è fatta comunque di nazione, è stata la guerra di Libia. Siamo in guerra contro i nostri interessi nazionali, in maniera più chiara di questo mondo. Allora, questo è il senso, anche qui, interesse nazionale è questo un termine che è sempre stato di destra. Nei suoi elementi più estremi, quindi la destra fascista a partire da Mussolini in poi, ha proprio perseguito questi interessi nazionali in un modo molto paradossale, cioè identificando un alleato supposto vincitore di un possibile scontro militare, che in realtà si dimostra l'alleato che ti distrugge poi in qualunque capacità di autonomia, e quindi il patto con i tedeschi. Allora, interesse nazionale quindi è un termine conteso e contendibile, perché non è una cosa definita una volta per tutte. Certo, ci sono degli elementi geopolitici, storici, di lunga durata, che fanno sì che tu, per esempio Italia, debba assolutamente risolvere la questione del tuo posto nel Mediterraneo, faccio per dirne una, no? Però tutto questo è declinabile in modi diversi e in modi che sono oggetto di uno scontro, che è uno scontro anche di classe. Ad esempio, io, ma non sono solo io, una buona parte di quello che viene definito sovranismo costituzionale ritiene che oggi l'interesse nazionale collimi in gran parte con l'interesse delle classi subalterne. Perché è l'interesse del paese, faccio solo due esempi, dotarsi di nuovo di un sistema di economia mista
per reggere l'urto di un mondo che si sta frantumando, come sappiamo, e un sistema di economia mista è la base per una politica di piena occupazione che è l'unica che può sostenere le sorti dei lavoratori italiani. Poi è chiaro che l'economia mista può essere usata anche in un altro modo, ma come si sarebbe detto un tempo, è sicuramente un terreno più avanzato di scontro. Nel caos commerciale e politico mondiale non ci si può basare soprattutto sulle esportazioni, o lo si può fare solo se si ha una riserva di mercato interno molto forte. Ma per un mercato interno molto forte tu devi avere dei salari alti. Detto quindi un contatore va in stessa. Benissimo, quindi come già risulta chiaro dalle cose che abbiamo detto, il diritto europeo e la governance economica da Maastricht, ma forse già anche dallo SME, come hai detto prima, comunque da Maastricht in poi, hanno modificato radicalmente anche gli ordinamenti interni agli stati. Il piano interno quindi si è via via sempre più subordinato a quello esterno, di fatto annullando anche la politica estera, elemento vitale e necessario per uno Stato. Come pensi quindi che in questo contesto sia possibile ripubblicizzare lo Stato e rinazionalizzare la nazione? Questo anche in relazione al concetto di doppio Stato che citi nel libro, di cui magari puoi spiegarci la funzione che ha avuto in tempi recenti e la differenza rispetto allo stesso concetto che fa riferimento alla Prima Repubblica, ecco. Sì, forse molti di quelli che ci ascoltano non conoscono questa nozione. Il doppio Stato è stata una nozione avanzata e proposta dallo storico comunista Franco De Felice, da non confondersi col quasi omonimo Renzo De Felice, che era biografo invece di Mussolini, per indicare che cosa? Per indicare il fatto che l'Italia, ma probabilmente tutti i paesi che erano in qualche modo subalterni a una grande potenza, avevano un apparato statale che poteva essere diviso in due: da una parte l'apparato pubblico formale legale, dall'altra un cosiddetto apparato, in realtà, dice lui giustamente, non è un apparato vero e proprio, con diverse istanze che in un certo momento, cioè nei momenti di crisi, quando la forma di governo democristiano, come c'era allora, fatto di frammentazione e di compromessi, non regge più, e quando entra in crisi la fedeltà all'alleanza fondamentale, in quel caso soltanto gli Stati Uniti, in quel momento questo Stato occultamente, no, agisce per rimettere le cose in carreggiata. E quindi lo Stato si è visto sotto il terrorismo, dietro il terrorismo degli anni 70, fine degli anni 70, si è visto nella questione Moro, eccetera, 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 eccetera. Cos'è diverso oggi? Io credo che oggi esista una duplicità dello Stato, nel senso che i legami più stretti e più inconfessabili con gli Stati Uniti d'America sono sempre appannaggio e gestione di poteri tra virgolette occulti, non sto parlando di complotti o di cose strane, sto parlando di organismi che a un certo punto si autonomizzano e oltre al loro ruolo formale ne assumono anche un altro. Quindi da una parte questa cosa esiste sempre. Il rapporto con l'Unione Europea è basato su una forma di potere talmente sottile, talmente dipendente, cioè che genera talmente dipendenza, che non ha bisogno di essere nascosta. Mentre il rapporto con gli Stati Uniti nel suo nucleo profondo comportava la rottura di un ordine democratico, l'obbedire fino in fondo a questo rapporto, l'ordine europeo si sta presentando e si è presentato fin dall'inizio come la necessità dettata dai vincoli economici, quindi o come una necessità ineludibile o come una necessità che però ci avrebbe salvato da guai peggiori. È diventata una cosa naturale, ovvia, tanto che reazioni il doppio Stato agisce sempre violando le regole formali, vengono ormai compiute alla luce del giorno. L'intervento pesantissimo di Sergio Mattarella contro l'ipotesi di nominare come Ministro della Repubblica della prima Savona, sono un intervento tipico del doppio Stato.
sono spesso svolti alla luce del sole. No? È un intervento immotivato giuridicamente, perché è vero che non era la prima volta che un Presidente della Repubblica eccepiva sulla nomina di un ministro, ma lo fece Scalfaro nei confronti di Dell'Utri, se non ricordo male, ma Scalfaro lo fece per motivi di carattere penalistico. Non ha avuto bisogno di trame occulte. Questo dire quanto la logica dell'Unione Europea e quindi il deperimento del ruolo dello Stato, e questo sia dentro, no, l'humus culturale italiano, cosa che vuol dire che la ripubblicizzazione del paese, che deve riguardare la ricostruzione di un sistema di economia mista, come dicevo, che deve riguardare la ricostituzione di una catena di comando seria che quindi in qualche modo riduca gli effetti negativi del regionalismo, e deve riguardare, cose che in genere non si sa, anche la gestione della politica estera, perché oggi la gestione della politica estera è affidata a diverse agenzie pubbliche e private non coordinate fra loro. Queste operazioni qui appaiono come una mezza rivoluzione, sicuramente come una rivoluzione culturale. Io penso che l'operazione che è la più importante che abbiamo di fronte, questa, la posizione anche di uno sviluppo ulteriore del movimento dei lavoratori e quindi caso subalterne, deve essere vissuta da noi come una rivoluzione. Dire come grande ritiro culturale e politico, ad esempio legando lo Stato come fonte primaria di occupazione, allargando quindi la funzione pubblica, gli organici della funzione pubblica, eccetera, a un'idea di missione che viene offerta a queste persone, a questi giovani che vengono a lavorare nell'apparato pubblico, per dire: guardate, noi non vi offriamo solo un lavoro, vi stiamo dando anche una missione, che è quella di rimettere questo paese in sesto per essere degno della sua storia migliore e delle promesse della sua Costituzione. Questo è il tipo di operazione che si dovrebbe compiere. Reso difficile sicuramente da quello che ho detto prima, ma in questa fase reso meno difficile dal fatto che tutti hanno scoperto all'improvviso le virtù dello Stato, solo che le declinano in una maniera, chiaramente neoliberista, cioè Stato e socialismo per i padroni, mercato e capitalismo per i lavoratori. Noi avremo una ripresa della presenza dello Stato e potremo contendere oggi questa ripresa a chi la sta invece sostenendo in maniera del tutto privatistica e particolaristica. Ecco, quindi arriviamo all'ultima domanda. Esatto. Quindi rispetto a quanto esposto finora e anche a quello che hai appena detto sulla contendibilità del ruolo dello Stato, e tenuto conto dell'attuale composizione di classe e della necessità però anche di parlare al ceto medio impoverito, quale soggetto politico servirebbe in Italia e qual è il blocco sociale che dovrebbe riuscire ad articolare per raggiungere questi obiettivi storici? E qui tocchiamo veramente il tasto dolente, insomma, il punto più difficile da affrontare. Noi, allora, in teoria l'unico soggetto che potrebbe avere la forza sociale ed elettorale per affrontare i nodi che dobbiamo affrontare, dalla ripubblicizzazione al reindirizzo della vita economica e sociale del paese, e quindi anche il confronto ineludibile con l'Unione Europea, che oggi qualcuno cerchi di rattoppare, diciamo, le maglie, però le maglie quelle sono, questo soggetto potrebbe essere soltanto una coalizione molto ampia che va dal precario al medio imprenditore, per capire. Però potrebbe essere una coalizione in cui ciascuno esprime chiaramente quali sono i suoi interessi e poi li media con quelli altrui. Poi i profili sono due, però, e sono gravissimi. Primo, che mentre il mondo della piccola e media impresa e delle partite IVA ha comunque da tempo una rappresentanza politica solida e entro in un certo aspetto efficace,
della Lega, non soltanto della Lega, il mondo del lavoro subalterno, il mondo del precariato, le figure che attorno ad essi ruotano, questa rappresentanza non ce l'hanno, o meglio, una parte, quella cosiddetta garantita, che poi è un essere garantiti assai relativo, come vediamo nelle crisi industriali, è organizzata sindacalmente e quindi è messa in una logica di obbedienza totale a quelle che sono i dettati fondamentali dell'economia liberista in questo momento qui. D'altra parte, quella del precariato ha solo sporadici momenti conflittuali che non riescono mai, per forza di cose, a coagularsi. Quindi, la prima grossa difficoltà da che cosa? Al fatto che la crisi attuale, coronavirus, le emergenze, tutto quello che sta comportando, sta aumentando la distanza perché la parte piccola borghesia, per capirci, no? Partite IVA, cose del genere, in questo momento sta accettuando una politica, sotto certi aspetti anche comprensibilmente, ma una politica di tipo corporativo e individualistico e opportunistico, che gli fa vedere tutto condensato nello slogan più Stato, meno vincoli, meno tasse, che è, come dire, tutto sommato il nocciolo del modello produttivo italiano, anche da parte della grande e media impresa, che è proprio quello che non possiamo ripetere se vogliamo che il paese nel suo complesso e in esso soprattutto i lavoratori abbiano un futuro. Quindi siamo qui, siamo in una situazione, io penso, molto grave e preoccupante. E a questo, la risposta alla tua domanda non c'è. Noi siamo di fronte a un futuro che dobbiamo ancora decifrare. E ovviamente, al di là di chi sta già innalzando dei peana sul fatto che l'Unione Europea sta marciando ormai verso l'unione vera e propria, l'unione fiscale, queste cose del genere, che sono cose a cui io credo solo quando le vedo, insomma, e penso che non vedremo molto presto, e che se vedremo mai, le vedremo alla fine di una durissima battaglia combattuta da nazioni in cui l'Italia dovrebbe finalmente di nuovo riprendere il discorso di interesse nazionale. Ma nonostante le cose non vadano così, è però vero che si va verso una fase in cui la parola d'ordine non sarà più austerità, ma sarà espansione e contemporaneamente uso di questa espansione per riprodurre la logica neoliberista di subordinazione del lavoro. Queste sono le situazioni storiche in cui spesso succedono veramente i movimenti di rivolta, che sono dettati dalla miseria assoluta e dalla miseria nera. È molto difficile che la miseria assoluta provochi, se non sporadicamente, una rivolta vera e propria. Quello che provoca la rivolta è l'intreccio tra la possibilità di ricchezza e la realtà della miseria. Cioè, finché si diceva, ragazzi, i soldi non ci sono perché c'è l'austerità, non ci sono per nessuno. Quando si vede che i soldi cominciano ad esserci, ma vengano usati solo per alcuni, allora il discorso cambia. E era storicamente raffinata un'ordine giuridico politico ingiusto. Sì, aspetta, Mimmo, sì, adesso sì. Allora, quando questo ordine ingiusto comincia a produrre delle riforme tardive, queste riforme possono venire interpretate come un momento di debolezza o come, per capirci, allora si può. E quindi questo potrebbe costituire la base per la ripresa di un movimento delle classi subalterne. Dopodiché cercasi soggetto politico capace di organizzare e gestire una simile. Grazie Mimmo per questa intervista e alla prossima. Va bene, grazie, ciao a tutti. Ciao.